Raffaele Arvonio, attualmente assessore all'ANU per il comune di Torre del Greco, ha annunciato la sua candidatura per le prossime elezioni regionali del 20 settembre. Arvonio andrà alle urne con la lista Italia Viva, nel pieno supporto del governatore uscente De Luca. La sua candidatura è stata ufficializzata nell'aula del Consiglio Comunale di Cicciano, alla presenza del sindaco Giovanni Corrado e del vicepresidente della Camera dei Deputati, nonché coordinatore nazionale di Italia Viva, onorevole Ettore Rosato. Arvonio, 36 anni, prima della nomina ad assessore della città del Corallo, è stato anche sindaco di Cicciano dal 2011 al 2018, battendo il record per due mandati di più giovane primo cittadino del napoletano. Vorrei che ogni mio concittadino ed ogni abitante della città metropolitana di Napoli, annuncia Arvonio a margine dell'evento, fosse fiero e felice di questa decisione, perché io sarò con te e cercherò di risolvere i problemi della nostra area con passione e dedizione tutti i giorni.